che Alpeva da anni ha trovato come canale, diciamo, di informazione ideale il canale di internet e conseguentemente il canale di Edil Portale. Quindi queste scelte qua sono state scelte prese tanti anni fa, che comunque ancora oggi continuano a darci tantissimi contatti e veramente molto molto successo. Quindi devo dire grazie a Edil Portale da questo punto di vista. Altre iniziative di marketing che noi abbiamo intrapreso, che abbiamo lanciato in questi ultimi, diciamo, 2 anni, sono state iniziative proprio di eventi sul territorio. Noi abbiamo ideato questo evento che si chiama Full Metal Day, che organizziamo in collaborazione con gli ordini dei professionali in varie città d'Italia. Quest'anno l'abbiamo fatto a Trieste, lo faremo a Firenze, ad Ancona, a Sondrio, l'anno scorso l'abbiamo fatto in altre città d'Italia e devo dire che da questo punto di vista qua abbiamo avuto un ottimo successo di presenza di progettisti. Poi da circa un annetto a questa parte abbiamo lanciato una newsletter, come dire un house organ informatico, che mandiamo a un database di progettisti che tra l'altro in parte nasce dai contatti avuti tramite il portale. La nostra intenzione sarebbe per il 2011 di consolidare un prodotto che è innovativo per Alpeva, in quanto Alpeva si è sempre orientato verso laminati di basso spessore. Il prodotto che è questo che è alle mie spalle è un composite in alluminio, prodotto sul quale noi crediamo e stiamo investendo. Un altro prodotto che per noi ha degli aspetti interessanti è dei laminati sempre di alluminio che hanno delle finiture superficiali molto particolari per ottenere degli effetti di colore cangianti o effetti metallici brushed, insomma un prodotto un po' particolare di nicchia orientato ovviamente verso gli architetti.